Buonasera a tutti, cari fratelli e sorelle. L'Apostolo Paolo finiva questo brano della sua lettera ai noi antenati con queste parole: non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Questa è la nostra vita. Camminare sotto la grazia, perché il Signore ci ha voluto bene, ci ha salvato, ci ha perdonato. Tutto fatto il Signore, e quella è la grazia di Dio. Noi siamo in cammino sotto la grazia di Dio, che è venuta da noi, in Gesù Cristo, che ci ha salvato. Ma questo si apre verso un orizzonte grande, e questo è per noi un gioia. Noi non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Ma cosa significa questo vivere sotto la grazia? Cercheremo di spiegare qualcosa. Che significa questo vivere sotto la grazia? È la nostra gioia, è la nostra libertà. Non siamo liberi perché viviamo sotto la grazia. Noi non siamo più schiavi della legge. Siamo liberi perché Gesù Cristo ci ha liberato, ci ha dato la libertà, quella piena libertà dei figli di Dio, che viviamo sotto la grazia. Questo è un tesoro. Cercherò di spiegare un po' questo mistero tanto bello e tanto grande. Vivere sotto la grazia. Quest'anno avete lavorato tanto sul battesimo e anche continuamente la pastorale post-battesimale. E il battesimo, questo passare del sotto la legge a sotto la grazia, è una rivoluzione. Tanti rivoluzionari nella storia, sono stati tanti, ma nessuno ha avuto la forza di questa rivoluzione che ci ha portato Gesù. Una rivoluzione per trasformare la storia, che cambia in profondità il cuore dell'uomo. Le rivoluzioni della storia hanno cambiato i sistemi politici, economici, ma nessuna di esse ha veramente modificato il cuore dell'uomo. La vera rivoluzione, quella che trasforma radicalmente la vita, l'ha compiuta Gesù Cristo attraverso la sua resurrezione, la croce e la resurrezione. E Benedetto XVI diceva di questa rivoluzione che è la più grande mutazione della storia dell'umanità. Ma pensiamo a questo. È la più grande mutazione della storia dell'umanità. È una vera rivoluzione. E noi siamo rivoluzionari, rivoluzionari di questa rivoluzione. Perché noi andiamo per questa strada della più grande mutazione della storia dell'umanità. Un cristiano, se non è rivoluzionario in questo tempo, non è cristiano. Deve essere rivoluzionario per la grazia. La grazia che il Padre ci dà attraverso Gesù Cristo crocifisso, morto e risorto, fa di noi rivoluzionari, perché, e cito nuovamente Benedetto, è la più grande mutazione della storia dell'umanità. Perché cambia il cuore? Il profeta Ezechiele diceva: toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. E questa è l'esperienza che vive l'Apostolo Paolo.
dopo aver incontrato Gesù sulla via di Damasco, cambia radicalmente la sua prospettiva di vita e riceve il battesimo. Dio trasforma il suo cuore. Ma pensate, un persecutore, uno che inseguiva la Chiesa e i cristiani, diventa un santo, un cristiano fino alle ossa, è proprio un cristiano vero. Prima era un violento persecutore, ora diventa un apostolo, un testimone coraggioso di Gesù Cristo, al punto di non aver paura di subire il martirio. Quel Saulo che voleva uccidere, che annunziava il Vangelo, alla fine dona la sua vita per annunciare il Vangelo. E questo è il mutamento, il più grande mutamento del quale ci parlava Papa Benedetto. Ti cambia cuore, da peccatore. Ti trasforma in santo. Ciascuno di noi non è peccatore, ma se c'è qualcuno, alzi la mano. Guardi! Tutti siamo peccatori, La grazia di Gesù Cristo ci salva dal peccato, ci salva. La grazia di Gesù Cristo, lui cambia il nostro cuore e del peccatore ci fa santi. Per diventare santi non è necessario girare gli occhi e guardare l'altro o avere un po'. O avere un po' una faccia di macchinetta, tutta così, no? Una sola cosa è necessaria per diventare santo: accogliere la grazia che il Padre ci dà in Gesù Cristo. Questa grazia cambia il nostro cuore. Continuiamo noi a essere peccatori, tutti siamo peccatori, ma anche con questa grazia che ci fa sentire che il Signore è buono, che il Signore è misericordioso, che il Signore ci aspetta, che il Signore ci perdona. Questa grazia grande che cambia il nostro cuore. E diceva il profeta Ezechiele che da un cuore di pietra lo cambia in un cuore di carne. Cosa vuol dire quello? Un cuore che ama, un cuore che soffre, un cuore che gioisce con gli altri, un cuore colmo di tenerezza. Per chi, portando imprese le ferite della vita, si sente alla periferia della società. L'amore è la più grande forza di trasformazione della realtà, perché abbatte i muri dell'egoismo e calma i fossati che ci tengono lontani. E questo è l'amore che viene dal cuore mutato, un cuore di pietra che è trasformato in un cuore di carne, un cuore umano. Questo lo fa la grazia di Gesù Cristo, che noi tutti abbiamo ricevuto. Alcuni di voi, quanto costa la grazia? Sa? Dove si vende la grazia? Dove posso comprare la grazia? E nessuno sa dove. Vado a comprarla alla segretaria parrocchiale? Al prete la vende la grazia. La grazia non si compra e non si vende, è un regalo di Dio in Gesù Cristo. Gesù Cristo ci dà la grazia, è l'unico che ci dà la grazia, è un regalo, ci offre a noi, prendiamo. È bello l'amore di Gesù, sì, ci dà la grazia gratuitamente. Gratuitamente, e noi dobbiamo darla.
fratelli, alle sorelle, gratuitamente. Un po' triste quando mi incontro alcuni che vendono la grazia. Nella storia della Chiesa, alcuni voi l'ha lasciato, poi l'ha fatto tanto male, ma la grazia non si può vendere. La ricevi gratuitamente e la dai gratuitamente. E questa è la grazia di Gesù Cristo. E in mezzo di tanti dolori, tanti problemi che ci sono qui a Roma, c'è gente che vive senza speranza. Ma ciascuno di noi può pensare in silenzio alle persone che vivono senza speranza e sono immerse in una profonda tristezza, da cui cercano di uscire credendo di trovare la felicità nell'alcol, nella droga, nel gioco d'azzardo, nel potere del denaro, nella sessualità senza regole, ma si ritrovano ancora più delusi e talvolta sfogano la loro rabbia verso la vita con comportamenti violenti e evidenti di loro. Quante persone tristi, quante persone tristi, senza speranza. Anche pensate a tanti giovani che dopo sperimentare tante cose non trovano il senso alla vita. Certamente il suicidio è una soluzione. Voi sapete quanti suicidi di giovani ci sono oggi nel mondo, ma la cifra è alta. Perché? Non hanno speranza. Hanno provato tante cose e la società che è crudele, non ti può dare speranza. E la speranza è come la grazia, non si può comprare, è un dono di Dio. E noi dobbiamo vivere la speranza cristiana con la nostra confidenza, con la nostra volontà, con la nostra gioia. Il regalo che ci dà Dio nella grazia porta la speranza. Noi ci abbiamo la gioia di accorgere che non siamo orfani, che abbiamo padre, che abbiamo un padre. Possiamo essere indifferenti verso questa città che ci chiede, forse anche inconsapevolmente, senza saperlo, una speranza che l'aiuti a guardare il futuro con maggiore fiducia e serenità. Noi non possiamo essere indifferenti. Ma come possiamo fare questo? Come possiamo andare avanti e offrire la speranza? Andare alla sala, ah, io ho la speranza? No. Con la vostra testimonianza, con il vostro sorriso, dire io credo che ho un padre. E l'annunzio dell'Evangelo è questo, con la mia parola, con la mia testimonianza, dire io ho un padre, non siamo orfani, abbiamo un padre. E condividere questa filiazione col padre quanto vogliamo. Ah padre, adesso capisco, si tratta di convincere agli altri, di fare proseliti. No, niente. Il Vangelo è come il seme. Tu lo semina con la tua parola e con la tua testimonianza. E poi non fai la statistica di come andate a fare. Lo fa Dio, lui fa crescere questa seme. Ma dobbiamo. Dobbiamo seminare
con quella certezza che l'acqua la dà Lui, la crescita la dà Lui. E anche noi non facciamo la raccolta, la farà un altro prete, un altro laico, un'altra laica, un'altra. Ma la gioia di seminare con la testimonianza, perché una parola sola non basta. Non basta, parola senza testimonianza è aria. Le parole non bastano. L'annuncio del Vangelo è destinato innanzitutto ai poveri, a quanti mancano spesso del necessario per condurre una vita dignitosa. A loro è annunciato per primo il lieto messaggio che Dio li ama con predilezione e viene a visitarli attraverso le opere di carità che i discepoli di Cristo compiono in suo nome. Prima di tutto andare ai poveri. Nel momento del giudizio finale, possiamo leggere Matteo 25, quindi saremo giudicati su questo. Ma alcuni poi pensano che il messaggio di Gesù sia destinato a coloro che non hanno una preparazione culturale. No. L'Apostolo afferma con forza che il Vangelo è per tutti, anche per i dotti. La sapienza che deriva dalla resurrezione non si oppone a quella umana, ma al contrario la purifica e la eleva. La Chiesa è sempre stata presente nei luoghi dove si elabora la cultura. Il primo passo, sempre la priorità ai poveri. Anche dobbiamo andare nelle frontiere dell'interesse, della cultura, nella testa del dialogo che fa la pace, del dialogo intellettuale, del dialogo ragionevole. E per tutti i Vangeli. Questo di andare verso i poveri non significa che noi dobbiamo diventare pauperisti o una sorta di barboni spirituali. Significa che dobbiamo andare verso la carne di Gesù che soffre, ma anche soffre la carne di Gesù di quelli che non lo conoscono col suo studio, con la sua intelligenza, con la sua cultura. Dobbiamo andare perciò a me piace usare l'espressione di andare verso le periferie esistenziali, tutti quelli, dalla povertà fisica e reale alla povertà intellettuale che è reale. Tutte le periferie, tutte le crociate dei cammini, tutti andare là, a seminare insieme del Vangelo, con la parola e con la testimonianza. E questo significa che noi dobbiamo avere coraggio. Paolo VI diceva che a lui non capiva i cristiani scoraggiati. Ansiosi, questi cristiani che uno pensa se credono in Cristo o nella dea lamentella. E come sta il mondo? Guarda, che calamità, le calamità. Ma cioè, il mondo non è peggio che quello di fare 5 secoli fa, no, il mondo è il mondo, è sempre stato il mondo. E quando uno si lamenta, va così, non si compra niente, ah la gioventù, guarda, è così. Voi conoscete, io vi faccio una domanda,
Voi conoscete cristiani così? Ne sono. Un cristiano deve essere coraggioso e davanti al problema, davanti a una crisi sociale, coraggioso, deve avere coraggio di andare avanti, di andare avanti con coraggio. E quando non si può fare niente, con pazienza, sopportando. Coraggio e pazienza, queste due le parti. Coraggio, andare avanti, fare le cose, dare testimonianza forte, avanti. Sopportare, portare sulle spalle le cose che non si possono cambiare. Ma andare avanti. Cosa dobbiamo fare col coraggio e con la pazienza? Uscire da noi stessi, uscire dalle nostre comunità per andare lì dove gli uomini e le donne vivono, lavorano e soffrono e annunciare loro la misericordia del Padre che si è fatta conoscere agli uomini in Gesù Cristo di Nazaret, annunciare questa grazia che ci è stata regalata in Gesù. Se ai sacerdoti ho chiesto giovedì santo di essere pastori con l'odore delle pecore, a voi, cari fratelli e sorelle, dico siate ovunque portatori della parola di vita nei nostri quartieri, nei luoghi di lavoro e dovunque le persone si ritrovano e sviluppano relazioni. Voi potete andare fuori. Io non capisco. Non capisco le comunità cristiane che sono chiuse in parrocchie. Voglio dirvi un po' nel Vangelo, che è bello, quel brano che ci parla il pastore, che quando torna se ne accorge che manca una e lascia il 99 e va a cercare una. Fratelli e sorelle, abbiamo una, ci mancano 99. Il fervore, lo zelo apostolico di andare a trovare gli altri 99, quella è una responsabilità grande e dobbiamo chiedere al Signore la grazia, della generosità alla grazia, della generosità, il coraggio e la pazienza per uscire a annunciare il Vangelo. Questo è difficile, è più facile restare a casa, con quella che ti narra, a noi preti, anche a voi cristiani, tutti il Signore ci vuole. Non è feconda,
la fecondità del Vangelo per la grazia di Gesù Cristo, ma attraverso noi, la nostra predicazione, il nostro coraggio, la nostra pazienza. Viene un po' lunga, no, la cosa? Non è facile. Dobbiamo dirci che già il lavoro di evangelizzare, di portare avanti la grazia gradita nel mondo. Perché non siamo solo con Gesù Cristo, perché c'è un avversario, un nemico, che vuole tenere gli uomini separati da Dio e per questo instilla nei cuori della delusione quando noi non vediamo confessato subito il nostro impegno. Il diavolo ogni giorno getta nei nostri cuori semi di pessimismo e di amarezza e uno si scoraggia, noi ci scoraggiamo e va, abbiamo fatto questo, non va, abbiamo fatto quell'altro che non va. E guardate a quella religione, come attira tanta gente, noi e il diavolo anche questo. Dobbiamo prepararci alla lotta spirituale. E questo è importante. Non si può predicare il Vangelo senza questa lotta spirituale. Una lotta di tutti i giorni contro la tristezza, contro l'amarezza, contro il pessimismo. Una volta per tutti i giorni. Seminare non è facile, è più veloce tra poco, ma seminare non è facile. E questa è la lotta di tutti i giorni dei cristiani. Paolo diceva che lui aveva l'urgenza di predicare e lui aveva l'esperienza di questa lotta spirituale quando diceva: oh, nella mia carne una spina di Satana che tutti i giorni la sento. Anche noi abbiamo gli spini di Satana che ci fanno soffrire, ci fanno andare con difficoltà e tante volte ci scoraggiano. Prepararci alla lotta spirituale, l'evangelizzazione chiede di noi un vero coraggio anche per questa lotta interiore nel nostro cuore, per dire con la preghiera, con la mortificazione, con la voglia di seguire Gesù, con i sacramenti che sono un incontro con Gesù, dire a Gesù grazie, grazie per la tua grazia, voglio portarla a Dio. Ma questo ci dà. Questo si chiama, no, non mi spaventate, si chiama martirio. Martirio è questo, fare la lotta tutti i giorni per testimoniare questo martirio. E alcuni signori mi chiedono quel martirio della vita, ma c'è il martirio di tutti i giorni, di tutte le ore, la testimonianza contro lo spirito del male che non vuole che noi siamo evangelizzatori. Adesso vorrei finire pensando una cosa, in questo tempo in cui la gratuità sembra affievolirsi nelle relazioni interpersonali, perché tutto si vende, tutto si compra, e la gratuità è difficile di trovarla. Noi cristiani, annunciamo un Dio che per essere nostro amico non chiede nulla se non di essere accolto. L'unico che chiede Gesù, essere accolto. Pensiamo a quanti vivono nella disperazione perché non hanno mai incontrato qualcuno che abbia loro mostrato attenzione, li abbia consolati, li abbia fatti sentire preziosi e importanti. Noi, discepoli del crocifisso, possiamo rifiutarci di andare
in quei luoghi dove nessuno vuole andare per la paura di comprometterci e del giudizio altrui e così negare a questi, ai nostri fratelli, la luce della parola di Dio, la gratuità. Noi abbiamo ricevuto questa gratuità, questa grazia gratuitamente, dobbiamo darla gratuitamente. E questo è il cuore della fine del giudizio. Non avere paura dell'amore di Dio, del nostro Padre, non avere paura di ricevere la grazia di Gesù Cristo, non avere paura della nostra libertà che viene data dalla grazia di Gesù Cristo, o come diceva Paolo, non siete più sotto la legge ma sotto la grazia, non avere paura della grazia, non avere paura di uscire da noi stessi, non avere paura di uscire dalle nostre comunità cristiane per andare a trovare quelle 99 che non sono a casa e andare a dialogare con loro e dirle cosa pensiamo, mostrare il nostro amore che è l'amore di Dio. Cari fratelli e sorelle, non abbiamo paura, andiamo avanti per dirle ai nostri fratelli e alle nostre sorelle che noi siamo sotto la grazia, che Gesù ci dà la grazia. Non costa niente, soltanto ricevere. Avanti.